Let's go! Bentornati, ovetti, su The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Nello scorso episodio siamo arrivati nell'oasi del deserto Gerudo e oggi andremo verso la cittadella, nonostante il punto... Oh, sia ancora qui? E non so perché. Vorrei anche visitare la parte nord del deserto, però prima di tutto devo parlare con lui. Benvenuta alla filiale del chiosco dei frullati, gestita da questo modesto cespuglio affari. Non vuoi una lacrima lunare, spero? È il chiosco dei tuoi sogni, dove puoi ordinare i frullati più deliziosi! Ed è facilissimo, devi scegliere solo due ingredienti. Forza, prova, inizia a frullare. Vai! Allora, abbiamo alcuni ingredienti. Posso usare ovviamente anche ingredienti mostruosi, un po' come in Breath. Suppongo non... Oh no! Se usate una bevanda ne potenzia l'effetto finale. Ok, pensavo che facessero schifo, che non bisognasse usarli con altri ingredienti un po' appunto alla Breath. Facciamo mango scorza dura più cactus semifreddo. E costa 10 rupie, vai. Mi metto subito all'opera. Un po' di questo, un po' di quello, mischiamo bene, un pizzico di ingrediente segreto. E voilà! Un cocktail alla deserto. Vai! Pronto? Lo è! Lo è! Frullato scorzatura misto. Questo dà riduzione danni per un minuto, perché abbiamo usato il mango, e recupera... 15 cuori? Ok, è un full heal. A inizio gioco. Ok. Grazie! Mi sono annotato la ricetta del frullato che hai appena creato. La prossima volta potrai selezionarla direttamente tra le tue ricette. A proposito, sei una viandante? In tal caso, avrei una cosa da chiederti. Siamo un'impresa giovane, in affari da poco tempo. Perciò al momento cerchiamo di battere sul tempo la concorrenza aprendo chioschi in tutta Hyrule. Purtroppo questo ci sta rubando molto tempo e ce ne resta ben poco per sviluppare nuovi frullati. Dicono che ci siano tantissimi ingredienti diversi disponibili nel mondo, per questo vorrei chiederti di creare per noi tante nuove ricette. Sarebbe una gran cosa se tu potessi ideare 10 ricette per nuovi e deliziosi frullati. Sapremo ricompensarti a dovere, te lo prometto, e grazie infinite in anticipo. Ah, prima che te ne vada, aspetta! I miei fratelli gestiscono filiali del chiosco dei frullati anche in altri luoghi. Raccolgono deliziosi ingredienti locali e li mandano al chiosco centrale. Se vedi uno dei miei fratelli, visita il suo chiosco. Ok, quindi devo fare 10 ricette. Non le faremo tutte adesso, mi raccomando. Però, mi è venuto il dubbio. A questo punto, mango scorza dura più zanna di mostro. Cosa crea? Sì. Perché, non dovrebbe essere così buona come cosa, però magari funziona? Ok, quindi è come in Tears. Frullato sfortunato. Torbido e dallo strano odore è pur sempre un frullato. Ridà energia, ma forse usare due ingredienti mostruosi potrebbe andare bene? Ora, non voglio testare perché abbiamo solamente un cuore, però devo stare attento alle varie ricette. Dunque, usiamo un'altra volta il bulbocottero, alla fine va tutto quanto bene. Ah, vero, una cosa che non ho controllato. Che cosa fa il... È qui? Il ventaglio dorato, pensavo che fosse un accessorio. Ok. Non fa niente, servirà per una side quest forse? Ah, probabilmente serve proprio per una side quest alla cittadella Gerudo, ok. Cosa è questo? Oh! Eila! Hai un peperone in testa. Salve, sono Timbronio. Timbronio, timbri per passione e vocazione. Timbronio, il riferimento per i timbri a Hyrule. Allora, ti interessa questa postazione? È una stazione di timbro, proprio così. Qui si timbrano timbri. I timbri sono meravigliosi. La scossa che provi quando timbri qualcosa. Le meravigliose grafiche con cui si viene premiati dopo averli usati. Sono oggetti perfetti? Non senti il bisogno di collezionare quanti più timbri possibile, in quanti più luoghi possibile? Ed ecco che entro in gioco io! Ho organizzato una raccolta di timbri con stazioni di timbro sparse in tutto il mondo.
Ora che ti ho spiegato tutto, anche tu non vedi l'ora di iniziare la raccolta, vero? Vero? Sì? Ovvio che sì! Innanzitutto, ti serve una tessera dei timbri. Una tessera novella dei timbri. Tessera per principiante della Timbromania, fatta a mano da Timbronio. È semplice e senza fronzoli. I miei sforzi danno finalmente i loro frutti. Ora sotto con i timbri. Timbra come non hai mai timbrato prima. Fammi vedere quello che sai fare. Oh mamma mia, quel timbro. Oh wow, questo sì che è timbrare. Continua a collezionare timbri ogni volta che vedi una stazione di timbro. Tanto per essere chiari però, non troverai stazioni di timbro sott'acqua, dentro gli edifici o nelle grotte, quindi solamente nella mappa del mondo, ok? Sarebbe troppo pericoloso. Se riempi la tua tessera di timbri, ti aspettano delle belle ricompense. Impegnati al massimo nella ricerca, raccolta. Ok, ora tutti assieme. Pronti? Attenti? Via! Vai con la timbromania! Mi fa paura. Perché mi fa paura? Cosa sei tu? Perché mi fa paura? Taglialo. No! Taglialo. Taglialo. Ok, taglialo ancora. Oh mamma mia! Ci sono anche altri tipi di nemici. Un secondo solo? Fammelo memorizzare! Dunque, tu sei un tornado. Infidi mostri si nascondono in piccoli tornado e saltano fuori dalle tempeste di sabbia per colpire i nemici. Ok. Quindi elemento... Aia. Elemento vento alla fine. E c'è un altro boblin qui. Quindi non lancia, ma è un porceblin con clava. Costa 2. Si lanciano sui nemici attaccandoli con le loro mazze. Potrebbe non essere male, sapete? Lo proverò tra 2 secondi. Prima però... Ce n'è un altro qui. Ah, è proprio un campo di porcellini, insomma. Oh, mamma mia, bellissima combo. Non se però stanno qui. Attaccate. Attaccate questo pesce, per favore. Prima posso arrampicarmi. Prima posso prendere questo. Ah, non si apre, giusto. Siamo in un accampamento e quello lì è un porceblin con boomerang, credo. Facciamo prima così. Modalità sparaccina. Vai. Sì, però io dovrei andare alla cittadella. Boomerang! Porceblin con boomerang, appunto. Costa sempre 2. Attenzione perché questi volano in circolo e tornano indietro. Non è un problema se abbiamo 2 porcellini con noi, giusto? Apriti sesamo. Un altro peperoncino, saranno più di 1, esatto. Calderoncini. Ok, mappa, grazie. Oh! Oh no! Tempeste di sabbia vuol dire questo? Perché è sempre così quando ci sono tempeste di sabbia? Aspetta. Ecco. Se lo posso spostare via, però lo sposto via. Così posso magari andare avanti. Salta. Salta. C'è qualcosa effettivamente qui? No? È un posto perfetto per nasconderci qualcosa e non c'è niente? Ah! Morula! Mi serve una... No. Sì? Mi serve una mano? Oh mamma mia, quanto è lento qui sulla sabbia. Ha senso, mi raccomando, però vero, devo attaccare prima questa. Facciamo così. Lo so che non dovrei usare così la modalità sparaccina, ma è troppo più pratica non usarla. Stop. È troppo più pratica che non usarla. Vai. Ah, sabbie mobili. Oh, questo potrebbe essere un problema. Se solamente non avessi il letto. Vai, Murula, in fretta. Murula, arrampicati. Ok, mi sa che per ora non conviene restare qui. Quindi ignoriamo la cosa e andiamo verso la cittadella. Però segniamoci che qua c'è... Che... Credo che sia qua. C'è un frammento di cuore. Lo andrò a prendere più tardi. Sicuramente troveremo un modo per... Grotta! Per andare sulle sabbie mobili e non cadere. Allora, cosa abbiamo qui? Cosa siete? Non lo so, però porcellino, vai! Ed è un nemico, vai! Oh no! È uno Zoro Zoro. Ah, si è perso? 2 volte poi. Non sono molto potenti, ma contano sulla forza dei loro sciami. Quindi praticamente mi sta dicendo o usa la sparaccina. Ok. Oppure, cosa migliore, copiamo questo coso. E questo è un oggetto che spawna nemici?
Quindi a che serve memorizzare lo Zoro Zoro? Questi continueranno a uscire finché non viene distrutta. Non male, è considerato un mostro. No, non volevo andare in modalità sparaccina, aspetta. No. Allora, vai, sì. Proviamo. Attaccate. Ah, non attaccano le tane. Ok, vedremo se sono utili o no questi cosi. Siamo qua in alto. Quindi scrigno. C'è un altro? No, è la stessa grotta di prima, vero? Sì, ok. Sono un frammento. Pensavo che ne fosse più di uno. Pazienza. Allora, se non posso fare nient'altro qui per il momento... Ah no, aspetta! Abbiamo un piccione, sì, ok. No! Non questo piccione! No! Dammelo! Ah! Perché non vuole farsi colpire? Ok, inverso. Vola. Magari mi porta proprio sopra il... No, mi sa che gira sempre in quest'area. Allora niente. Però aspetta, perché se qui c'è qualcosa, vuol dire che c'è esattamente questo. E l'ho vista quella grotta scialla. Domanda, dove siamo adesso? Perché mi sto perdendo un bel po', eh. Siamo nella parte alta del deserto, quindi... Ah, ora però il deserto lo vedo, quindi... Qua c'è questo. Ci andremo, prima o poi, rimuovi puntina, grazie. Andiamo giusto un attimo qui e poi andremo verso la cittadella, perché voglio come minimo raggiungere la cittadella oggi. E vediamo se c'è danno da caduta. Non c'è danno da caduta, cosa abbastanza ovvia, ma mai certa al 100%. Grotta delle antenate. Ho il vago sospetto che non dovrei assolutamente essere qui per ora. Voglio comunque esplorarla la grotta? Sì, al massimo mi blocca il gioco, quindi... Oh! Ok. Andiamo con... Beh, figuratevi. Bulbocottero time! Distruggili. Sono delle talpe, quindi... Oh, mi ha colpito? Bulbocottero? Vai. Taglia. No. Beh, se non funziona posso mandare qualcun altro, eh. Posso per esempio fare così. No. No. Ah, però posso... Non ti posso tirare neanche via? Aspetta. Vai. Ti posso tirare a su... Oh, mamma mia, quanto ha vibrato quella roba. Vai, attacca. 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 Ok. È una talpa, eh. Quindi... scusi, signore. Grazie. Vai. È una traforalpa. Bla bla bla. A volte conducono ad altri luoghi... Oh, è un modo per scavare la gioia. Proviamo qualcun altro che non abbiamo ancora usato. Il Porceblin con il boomerang a questo punto. Magari funziona. Vai. Attacca. Perfetto. E si confonde anche un po', eh. Sì, attaccatelo però. Tu proprio qui non vai bene però, eh. Ok. Vai. Attaccatelo. Perfetto, funziona. E c'è una scala. Il punto è che grotta delle antenate mi sembra un po' troppo... Ok. Mi sembra un po' troppo... Ah, non possiamo ancora passare. Ah, no. Possiamo passare. Abbiamo il... La talpa, no? Vai. Esatto. Si va giù. Oh, non dovevo andare qui. C'è un modo per salire? Mi sa che devo rifare il giro, vero? Ok. Scava. Per favore. No? Ok, allora... vai. Si va giù. Devo raggiungere quella roba lì. Qua c'è uno Zol. Puoi attaccare per caso? No? Ok, allora facciamo... Non so cosa è successo, ma grazie. E comunque si può attaccare? Oh, nuovi tipi di Giara. È la Giara Gerudo, che ha senso. Usata dalle Gerudo fin dall'antichità. Servirà per una side quest, suppongo. Tutto quanto servirà prima o poi per una side quest. Là si esce, qua invece si va dallo scrigno, che potrebbe contenere un frammento di cuore, quindi a questo punto. Vai. Scava. E andiamo giù! Un uovo dorato. Egg. Permette di recuperare qualche cuore. Vago sospetto che sia in realtà molto importante come strumento e che non devo sprecare queste cose perché sapete com'è, un cuore dorato sicuramente serve a qualcosa. Ok, abbiamo cianciato un bel po' nel deserto, quindi ora andremo direttamente verso la cittadella. Magari c'è anche una side quest per entrare. Oh, Zol Igneo, sentite, facciamo prima così, ok? Allora, Zol Igneo, eccoti qua. Vai. E vai.
Esamina. O soldate coraggiose, riposate in pace. Quindi non devo stare qui. Quindi tutto quello che ho fatto è completamente inutile. Bene. Allora, c'è un metodo molto veloce per uscire, che adesso vi insegnerò. Si chiama teletrasporto. Side quest ancora non completata, pazienza. Teletrasporto, vai. E poi useremo il carambodillo livello 2 per correre a sinistra, sperando di non perdere nulla, mi raccomando. Allora, carambodillo, dove sei tu? Eccoti qui. No. Carambodillo, vai. Ok, adesso. Se non sbatto contro... niente, no, levati, no. Vorrei appunto andare a sinistra a vedere che cosa ho mancato. Qua c'è un nemico grosso. Lo affronto, sì, dai, dov'è? Titanus. Vieni qui. Ok, si può attaccare anche quando è in quella forma, eh. È importante da sapere, in realtà. Bulbocottero, è tempo di frullare qualche pipistrello scuro. Che ci dà frammenti, quindi ecco il metodo per recuperare energia della spada senza andare nel nulla. Te ti conosco già, quindi addio. Questo è il frammento gigante, è il lo squarcio gigante, e lì devo andare a fare qualcosa, un attimo. Cittadella è per di qua. Mi sa che l'abbiamo raggiunta, però perché quella zona è bloccata? Un secondo solo che lo so che magari sto perdendo un po' di tempo, ma voglio andare a controllare. No, non mi faccio beccare. Non oggi. E si può scappare, in effetti, eh? Mi sa che bisognava andare qua all'inizio, vero? Sì. Quindi ho perso un sacco di tempo. E c'è anche un'altra cosa del... oh, mamma mia, ci sono i... Ghibdo! Teletrasporto, bene. Però ci sono, ripeto, i Ghibdo. E ovviamente, eccoli qua, altri pipistrelli. Sono pipistrelli apposta, vero? Perché sono facili da sconfiggere. Bulbocottero, grazie. Facciamo una cosa molto bella. No, aspetta, fermi, fermi. Sbaglio o sono deboli elementalmente, i Ghibdo? Quindi magari funziona la cosa. Ok, sì, sta bruciando, sta bruciando. Modalità sparaccina. No! No! Mi ha preso! Mi ha preso con il... oh, mamma mia, quanto mi ha fatto! Fermi, 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 fermi. Mi ha distrutto! Sto usando un sacco di roba e non le pozioni, lo so, me ne sono reso conto dopo. Mamma mia! Mi ha tolto 3 cuori! Carambodillo! Carambodillo, vai! Ok. Ok, ce l'ho fatta. Mamma mia, quanto male fa sto robo! È un Ghibdo? È uno zombie? Paralizzando... vabbè, sì, ovviamente paralizzano con le urla. Costa 3? Non costa neanche tanto per essere così potente. Se effettivamente è potente. 3? Avverto la presenza dei miei amici. Sotto di noi c'è un posto in cui posso creare un accesso allo squarcio. Seguimi, Zelda. Mm? Non puoi seguirmi sotto la sabbia, Zelda? Allora che facciamo? E se chiedessimo informazioni alla persona qui vicino? Magari sa dirci come fare per scendere sotto la sabbia? Ok. Ah! Si è aggiornata? Sì! Finalmente si è aggiornata! Quindi bisogna andare qui per forza. C'è qualcosa qua sotto? No, ok. Allora, Guardiana Gerudo, mi parli. Savsaba, giusto? Savsaba. Che cosa vuoi? Tu non sei una Gerudo. Vuoi andare sotto la sabbia? Da qui è impossibile. Solo chi è autorizzato dalla matriarca delle Gerudo può entrare. E ora Sho, vattene. Non credo che ci lascerà passare. Ah! Che cos'era quell'urlo? Che succede? Accidenti, non posso abbandonare la mia postazione. Sai, mi sa che la matriarca non ti dice niente se abbandoni la postazione per salvare qualcuno. Una Gerudo, poi. Là c'è qualcuno a terra. Proviamo a usare lo zombie, allora. Vieni qui. Zombie time! Urla! Oh, può urlare per permetterci di colpirli. Sì, con la potenza della spada del potere. Sì, in realtà è buonissimo l'urlo. È un debuff alla fine.
Ma che? I mostri non ci sono più? Aspetta, li hai sconfitti tu per me? Hai sconfitto i mostri contro cui io stavo avendo così tanta difficoltà, eppure da sola. Grazie, mi hai salvato la vita. Ah già, non mi sono presentata. Sono Donna, capitana delle... Si chiama Donna, perché è una donna. Sei serio, gioco? Qual è il tuo nome? Piacere di conoscerti, Zelda. Ah, loro non sanno che sono la principessa di Hyrule, perché questo è un altro regno, tecnicamente. Ora che ci penso, che ci fai in queste lande sperdute? Capisco. Quindi stai viaggiando per richiudere gli squarci? Bene, molto bene. Cosa? Sai richiudere gli squarci? Il fatto è che questo squarcio ha causato enormi problemi anche a noi Gerudo. Ci hanno detto che sparirà se continuiamo a eliminare i mostri, ma ho la sensazione che non sia affatto così, che non stia funzionando. Lo squarcio rimane, e i mostri continuano a riversarsi fuori da esso, uno dopo l'altro, senza che se ne veda la fine. Se riuscissimo a chiudere lo squarcio, potremmo mettere fine a questa storia senza che nessuno debba più soffrire. Senti, Zelda, perché non chiedi a questa persona come andare sotto la sabbia? Forse lo sa. Come? Al di sotto della sabbia? Nel sottosuolo si trova il Sacrario Gerudo. Vuoi dire che se riuscissi a raggiungerlo saresti anche in grado di richiudere lo squarcio? Qui c'era l'entrata del Sacrario, ma ora è completamente sepolta dalla sabbia, così che il Sacrario è inaccessibile. Per andare là sotto dovremmo sgombrare l'entrata sepolta, ripristinandola... come? In effetti... La verità è che il Sacrario è stato inghiottito da un enorme squarcio. Da allora ci sono stati numerosi avvistamenti di mostri provenienti dalla sua entrata. Perciò è stato deciso di bloccarla, per intrappolare i mostri nel sottosuolo. Per andare là sotto... ripristinandola? E come? Se arrivassimo in fondo alla grotta sorvegliata dalla soldata, potremmo rimuovere la sabbia, però... Così facendo lasceremo via libera ai mostri che sono là sotto. Ecco perché, per ordine della matriarca Gerudo, è stata bloccata. Sarà difficile far tornare tutto come era prima. Per andare là sotto... Ok, capisco. Quindi vuoi scendere sotto le sabbie per riparare lo squarcio, giusto? Sì. Lasciami riflettere. E va bene, allora andiamo a parlarne con la matriarca Gerudo. È il minimo che possa fare per ringraziarti di avermi salvata. Ma soprattutto, se tu facessi davvero sparire lo squarcio, potremmo superare questa crisi senza che altre soldate restino ferite. Zelda, rivediamoci al palazzo della cittadella Gerudo, a ovest di qui. Solitamente l'accesso è consentito solo alle Gerudo, ma ti precederò per chiedere di lasciarti entrare. Bene, ti aspetterò là. Quindi bisogna per forza arrivare prima qui. Domanda... qua sembra esserci qualcosa, no? Idem per qui. Quindi un secondo solo, ci voglio andare. Poi andremo subito alla cittadella. Però, ah, perché ci sono così tante cose da esplorare qui? Pazienza. Non so neanche se riuscirò ad entrare nella cittadella oggi. Nella cittadella oggi? Però ogni cosa a suo tempo. Posso per caso... Sì, posso portare via con me gli scrigni. Quindi vai. 20 rupie, che bellezze! Quindi c'è qualcosa qui oppure c'è solamente un pesce? Ok, ogni tanto vedo questi uccellini rossi. Ho il vago sospetto che servano effettivamente a qualcosa, ma... magari ce lo spiegherà qualcuno prima o poi. Altri soldi? No, cactus! Ok, ora però possiamo anche andare. C'è una grotta qui! Memorizziamola solo. Ah, però ormai siamo qui! Ormai siamo qui, gente, andiamo. Cosa sono questi? Mi spingono giù? Sì, ok, mi spingono in fretta giù. Li posso superare così? Oh, sì! Vai! Gnon! Gnon! Oh, vuole per caso farmi... Mi sa che vuole... Sì, ok. Ho ragione? Se faccio così... No, ok. Posso andare... puoi spingerlo? No, ok. Posso... Ok, non questo. Forse deve essere più pesante. Oh, beh,
Non puoi spingere un macigno, no? Esatto, ok. E ti posso memorizzare. Il cannone ad aria. Il getto può disperdere mucchi di sabbia e spegnere le fiamme. Quindi possiamo togliere la sabbia di mezzo. Ok. Tutorial, vai. Soffia. E libera tutto. Ma non i nemici, magari? Ok, un secondo solo che... Abbiamo cose da fare qui, abbiamo sabbia da togliere. Ok. Ah, ne posso mettere due, mi sembra giusto anche, perché... Allora, attenzione. Via la sabbia, non c'era nient'altro qui. Attiviamo il pulsante e poi andremo verso la cittadella. Alla fine abbiamo solo esplorato il deserto oggi. Ha senso, però. È un gioco in realtà abbastanza grosso. Oh, voi! Porceblin! No! Anche loro spostano via la sabbia, però, eh. E in realtà è una cosa importante. Sparaccina! No! No! Mi fai perdere tempo con la modalità sparaccina! Vai! Ok. E credo che ogni singolo nemico del deserto possa droppare i peperoncini. Avrebbe anche un po' di senso. Vai. Patata. Sì, è una patata. È una litopatata. Ovviamente qualche cuore. Oh, patate piccanti. Croccante. Qui invece c'è uno scrigno. Dimmi che è un frammento di cuore, per favore. No. Sono due frammenti di potere. Quanti ne abbiamo adesso? Perché se ne abbiamo tipo abbastanza, non credo, ma... ne abbiamo sei, ok. Quando ne prenderemo altri quattro andremo verso... Blueberry. Per potenziare la spada. Non la barra. No! Pelo pelo, ok. Non la barra, mi raccomando, ma la spada in sé. Adesso possiamo andare verso la cittadella. Lo so, sto perdendo un sacco di tempo, però mi piace esplorare in questi giochi, quindi fatemelo fare. Ok. Via. E adesso? C'è il coso però? No, 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 un altro grazie. No! Un altro grazie. E ci siamo. Ok, non era neanche così lontana, ma ovviamente devo perdere tempo. Qua c'è qualcosa? Oh, aspetta. Che? Ah, questa è... Ok, capito, questa è la cittadella, ma... l'ingresso non è da questa parte? Sì, l'ingresso è per forza qua. Ok. E c'è un teletrasporto! Che potevo attivare anche prima, eh? Ah, non ho controllato quei punti... Non importa, gente, li controllerò poi. Però quello sotto a questo punto ci siamo, quindi... C'è qualcosa... Oh, mamma mia! C'è qualcosa qui, allora? Sì, c'è sabbia da togliere. Dov'è lo sparasabbia? Dov'è lo sparasabbia? Ah, anche tu vai bene, no? Quindi... vai. Scrigno! Mamma mia! Ce l'abbiamo quasi fatta, eh? Ah, come buono, come bello il catarro del cammello. Così viscido e schiumoso e anche un po' filamentoso. Lasciate perdere. È una filastrocca che ho imparato da piccolo, piccolo, piccolo. Ho le allucinazioni. Scusa se te lo chiedo così su due piedi. Credi che esistano gli spiriti delle sabbie? Vedi, nel deserto mi sono trovata in mezzo a una tempesta di sabbia e avevo una tromba d'aria alle calcagna. A causa della sabbia e della tempesta non ho potuto vedere chiaramente, ma giuro che mi è parso di scorgere un volto nella tromba d'aria. Sta parlando... Doveva essere uno spirito, eppure non ricordo... sta parlando di quello che abbiamo appena evocato, no? No, non è questo, non è il tavolo, è il... Dov'è? Eccolo, del tornando? Uno spirito delle sabbie. Un tornando? Ah, non era uno spirito, ma un mostro chiamato tornando. In effetti, ora che lo guardo bene, non sembra proprio uno spirito, eh. E quindi mi inseguiva solo perché voleva spazzarmi via, è così? Ah, mi ero proprio immaginata tutto. Mi hai aiutata molto a capire, ora mi sento meglio. Tieni, in segno di ringraziamento. Cos'è? Latte fresco! Ingrediente, ok. Non ci posso credere. Mi vanto tanto di essere una Gerudo e poi mi perdo dietro a spiriti e cose simili, se lo viene a sapere la matriarca. Ma le paure non si possono controllare troppo. Tutti hanno qualcosa a cui non riusciranno mai ad abituarsi. E nel mio caso è... È... Volevi, non ve lo dirò mai. Negozio, comunque. Oh, cos'è questo? Sandali Gerudo, difesa da sabbie mobili.
Costano 4, cioè... Vai, vai. Serviranno di sicuro, quindi... Sandali tradizionali del deserto che non ti fanno affondare nelle sabbie mobili. Serviranno di sicuro nel prossimo dungeon. Sono automatici oppure sono da equipaggiare? Sono da equipaggiare. Indossi già tutti gli accessori possibili. Dai! Ok, quando serviranno li userò. Adesso non servono. Ripeto, sicuramente serviranno per il prossimo dungeon o per qualche altra cosa. No, aspetta, mi sto confondendo con le repliche. Eravamo in usate di recente, vero? Sì, ok. Allora, tutto bene? Spero di sì. Non mi danno side quest, quindi... Oh, parlando di side quest, se ne tocco una, si disintegra per sempre. Ah, una Hylia che attraversa il deserto e arriva fino a qui? Ne devi avere di grinta. Scusa se sono brusca, ma avrei una cosa da chiedere a una viandante esperta come te. Forse ne hai già vista qualcuna per strada. Nel deserto Gerudo crescono delle piante simili a cespugli, rotolanti, di erba secca. Purtroppo rotolano sempre via, spinte dal vento, e se si arriva a toccarle, si disintegrano. Questa cosa che non è possibile toccarle sta cominciando ad ossessionarmi. Vorrei soltanto poterne osservare una con tutta calma. Ogni volta che ne trovo una e provo a toccarla, si disintegra e viene spazzata via dal vento, assieme alle mie speranze. Quindi ne vuoi uno. Magari ce n'è uno qua giù? Perché se si... Oh! Dov'è? Ho visto il timbro! Vai! Ok. Timbro! Perché? Perché sono fatti così? Perché sono così inquietanti? Va bene. Cerchiamo molto rapidamente se c'è una di quelle... Eccola qua, ok. E poi andiamo allora. Non deve essere distrutta però, quindi attenzione al piragna. Spero che non si distrugga! Ok, capito il problema, insomma. Mentre tu attacchi quello? Non è che respawna, magari? Sì, ok. Quindi, probabilmente devo portarla qui e poi sbrigarmi. Ah, ma dai! Ne ho distrutte così tante. E non so perché. Ok, piano. Piano. Rotola, piano, piano. Ok, mamma mia. Oh, sei riuscito a portarmene una. Grazie, grazie di cuore. Ah, sembrano davvero dei grossi steli di erba secca arrangiati in qualche modo in questa forma. Ecco perché sono così fragili. No, aspetta, ma questa pianta non è secca. Che sia questa la sua forma originale? E che sono questi affari? Aha, più la osservo, più interessante diventa. La voglio studiare ancora più a fondo. Ah, ora che il mio sogno si è avverato, mi sento così appagata. Grazie, viandante. Questo è il ringraziamento per il tuo aiuto. Bene, almeno due. Ne mancano due e posso potenziare la spada, eh? Accettiamo questa quest e poi terminiamo il video, credo. Salve, sono una soldata Gerudo. In questo momento sono fuori servizio, ma non trascuro certo l'allenamento. Sono molto orgogliosa delle mie movenze rapide ed eleganti. Guarda, ya. Scusate, che c'è? Mi guardi come se... È come se non fossi poi così impressionata. Bene, ti farò vedere di cosa sono capace. Facciamo una sfida a guardie e ladri. Che ne dici? Se riuscissi a prendermi, ti potrei anche regalare qualcosina di bello. Ok, ultima quest e poi basta. Bene, sono contenta che ci stai. Allora iniziamo subito la sfida. Adesso io scappo. Vinci se riesci a toccarmi. Puoi anche bloccarmi il passaggio. Non mi importa. Forza, cominciamo. Bloccando il passaggio sembra essere molto facile. Soprattutto se... Dov'è? Eccolo, ok. Soprattutto se usiamo il carambodillo livello 2. Ok, ok, no. Devo bloccarle il passaggio, ha detto, no? Dov'è finita? Eccola qua. Ah, in questo modo bloccarle il passaggio. Però sono abbastanza bravo da poterti toccare. Cosa? Ma sei incredibile. Persino più brava di me. Impossible. Devo dire che sei davvero sorprendente.
Le tue gambe sono potenti, come se avessi attraversato in lungo e in largo tutte le regioni del mondo. Abbiamo appena iniziato il gioco, mi raccomando. Questa nostra sfida mi ha insegnato che devo concentrarmi sempre al massimo. Ecco qua la tua meritata ricompensa. Cactus semifreddi 6. Mi allenerò ancora più duramente e un giorno sarò una guerriera invincibile. Ok, adesso seriamente basta. Nella prossima parte di The Legend of Zelda Echoes of Wisdom andremo dalla matriarca Gerudo e forse cominceremo a fare lo squarcio. Non credo di cominciare il prossimo dungeon domani. Vedremo, sto entrando nelle case perché magari c'è qualcosa da memorizzare. Ad esempio quelle giare, perché le abbiamo già memorizzate, non devo rimemorizzarle, però mettete caso. Ok, qua dentro qualcosa, poi stacco il video. No, non c'è niente. Per ora potrebbe esserci qualcosa in una subquest, però basta così, ok? Quindi, fino a domani. See you next time, baby!